Sono 43 milioni di euro previsti per il piano triennale delle opere pubbliche nel comune di San Salvo, individuati numerosi interventi finalizzati alla crescita della cittadina sansalvese. Nel corso dell'ultimo consiglio comunale che si è tenuto il 27 maggio, l'Assise Civica ha dato il via libera ai progetti predisposti dagli uffici tecnici su impulso dell'amministrazione comunale. A darne notizia il sindaco Tiziana Magnacca, che ha evidenziato l'incessante attività amministrativa che ha permesso in questi anni di far proseguire nel suo naturale percorso la crescita della città di San Salvo. Abbiamo ancora, nonostante quello che è stato fatto finora, abbiamo ancora molta voglia di lavorare per il bene della nostra comunità, e quindi abbiamo un piano triennale delle opere pubbliche che si aggira attorno ai 43 milioni di euro e prevedono la riqualificazione del lungomare, un ulteriore lotto per la riqualificazione del nostro lungomare, 3 milioni e 100 per il recupero delle acque bianche, la rigenerazione di diversi quartieri della nostra città. Quindi questo è un segno tangibile della voglia di investire sulla nostra San Salvo e soprattutto sul suo futuro in termini appunto di lavori non solo utili ma che serviranno anche all'economia del territorio.